Finalmente, poracci, avete riconosciuto il gioco, che non era Poi, ma Poi 2. Ma come avete fatto a confondervi? Bravo Raffaele che ci è arrivato per primo e grazie Alessandro per avermi ricordato uno dei minigiochi che più ho odiato nella mia infanzia. Ma ora siamo pronti per andare avanti con un altro round, vero? Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza il minimo accenno di raffreddore. Ah, un lunedì ricchissimo con questa puntata del TG Poro che saprà soddisfare tutti i tipi di gamers. Parleremo infatti del leak di Mario Party Superstars che fornisce importanti informazioni sul gioco, sul reveal della campagna in single player di Halo Infinite e anche di un rumor che catturerà l'attenzione di tutti i fan di Smash. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a darmi una mano nel mio piano di conquista non violenta di YouTube Italia. Basta lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, oltre che seguirmi su tutti gli altri social. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, in descrizione trovate il link al Poreon, il Patreon dei Poracci. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Stanno uscendo infatti le prime recensioni di svariati titoli che non mi sarei mai aspettato sarebbero usciti fuori così bene. Il primo tra questi è il porting per Switch del primo Dying Light, titolo uscito qualche anno fa su PS4 e Xbox One e apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. A quanto pare, nonostante la pesantezza di un motore di gioco open world, chi si è occupato del porting è riuscito in un piccolo miracolo simile a quanto visto con The Witcher 3. Nonostante gli ovvi compromessi, giocare su Switch a Dying Light è un'esperienza di qualità e la versione per console ibrida guadagna tantissimo in portabilità. L'unico problema è che, per ora, non si trova sull'eShop europeo per problemi di censura all'interno del mercato tedesco. Speriamo che risolvano al più presto. E anche Guardiani della Galassia sta ricevendo le prime entusiastiche recensioni. Dopo il flop di Avengers fa piacere vedere che Square Enix abbia avuto il coraggio di investire in un'avventura single player incentrata sulla progressione narrativa. Tra l'altro, a quanto pare, il sistema di dialoghi a scelta multipla consente di avere un forte impatto sulla storia del gioco. Per gli amanti dei comics sarà sicuramente un recupero obbligatorio. Questo però vi ricordo che su Switch arriva in cloud, quindi si avrà bisogno di una connessione internet stabile per poterci giocare. Da qualche settimana si parla tanto di un possibile ritorno di Sam Fisher e di Splinter Cell, saga che i giocatori un po' più attempati ricorderanno con estrema nostalgia. Ma quanto era divertente e graficamente impressionante la trilogia originale! Purtroppo del brand si sono perse le tracce nel 2013, dopo Blacklist, titolo accolto molto freddamente dai fan. Ubisoft sembra però intenzionata a rivivere Splinter Cell e i rumor iniziano a farsi sempre più insistenti. Secondo Jeff Grubb, nome che ritornerà anche più avanti nella puntata, prima delle tre la compagnia avrebbe fatto provare a dei tester una sorta di demo tutorial del nuovo capitolo, che a quanto pare traeva fortemente ispirazione da alcune meccaniche di gameplay viste nel reboot del 2016 di Hitman. Che ne pensate di un possibile ritorno di Sam Fisher in un contesto più aperto? Ma passiamo alle notizie del giorno. Come ormai da copione, anche Mario Party Superstars è stato leakato ben prima dell'uscita ufficiale del gioco. Ma come dice il proverbio, non tutti i leak vengono per nuocere, e da questa notizia possiamo ricavare delle informazioni top secret. Fortunatamente non stiamo parlando di Metroid o qualche altro big super atteso dalla community, e per come è strutturato il gioco è difficile che scatti l'allarme spoiler. Non penso qualcuno abbia paura di vedersi la trama di Mario Party rovinata, no? Comunque ci sono alcune cose degne di nota. I dataminer hanno infatti scoperto che il gioco è basato sullo stesso engine di Super Mario Party e che il titolo supporta la voice chat, tramite ovviamente l'app su smartphone. Rincuora se non altro che Nintendo abbia pensato da subito questa volta a integrare l'online nel migliore dei modi possibili su Switch. Speriamo solo che l'esperienza generale non sia traviata dal lag, ma la cosa più bella è che, essendo una collection dei 100 migliori minigiochi della serie, Nintendo ha ben pensato di inserire anche Tug of War, minigame proveniente dal primo Mario Party. Questo tiro alla fune è tristemente noto per essere il minigioco più pericoloso e violento di sempre, visto che per roteare lo stick molti giocatori si ferivano il palmo della mano. Vi lascio in descrizione il link al video dove vi racconto tutta la storia. Ma la cosa bella è che oggi Nintendo ha messo un disclaimer nella descrizione del minigioco, memore dei problemi legali avuti una ventina d'anni fa. E questo recita: per evitare danni alla pelle o al controller, non ruotare il control stick con il palmo della mano.
Qualcosa mi dice però che, nonostante gli avvertimenti, quei Joy-Con celebrativi del Nintendo 64 verranno utilizzati in un modo preciso. A un anno dal suo primo reveal, che creò così tanta perplessità nei giocatori che Microsoft fu costretta a correre ai ripari, è stato finalmente rialzato il sipario sulla campagna in single player di Halo Infinite. Il corposo filmato, della durata di circa 6 minuti, ha di sicuro tutto un altro impatto rispetto al primo reveal. Se mentre nel 2020 era stata posta tanta enfasi sulla narrativa, oggi il filmato non si è perso in fronzoli e ha restituito un'idea precisa di quello che sarà l'impianto di gioco nella campagna. Ho letto già le prime frecciatine che avvicinano il nuovo Halo a Far Cry, ma l'impostazione open world non mi dispiace affatto e anzi, secondo me, non snatura l'essenza di Halo. Questa deriva open world mi sembra la naturale evoluzione del primo Combat Evolved, che nei suoi livelli di ampio respiro dava la sensazione di trovarsi effettivamente su un pianeta vasto e sconfinato, tutto da esplorare. Questa nuova visione del gameplay di Halo potrebbe essere la ventata di aria fresca di cui il brand aveva ormai bisogno da qualche capitolo. Con l'espansione della mappa di gioco, anche il gameplay è stato modificato radicalmente. Ad esempio, il rampino avrà un ruolo fondamentale sia in combattimento che in esplorazione, e i veicoli più che mai diverranno importanti per spostarsi con agilità e per avere un vantaggio tattico non indifferente sugli avamposti degli avversari. Si intravedono brevemente alcune meccaniche classiche degli open world, come la possibilità di ordinare veicoli e risorse, così come un sistema di punti abilità e progressione che andranno a rafforzare l'impianto ludico da sandbox. Le prove del multiplayer hanno convinto un po' tutti e anche la campagna sembra in grado di riscattare una prima impressione tutt'altro che entusiasmante. Ho apprezzato molto l'ironia con cui 343 Industries ha affrontato le critiche della community con dei rimandi geniali alle figuracce fatte nel 2020. Craig doveva esserci per forza. Peccato solo che al lancio, previsto per l'8 dicembre, la campagna non potrà essere affrontata in cooperativa, feature che insieme alla Forge arriverà solo nel 2020. So che in Italia sono in pochi a filarsi il brand di Halo, ma non sottovalutate l'impatto che può avere un gioco del genere in Nord America durante il periodo natalizio. Voi lo proverete? E chiudiamo poracci con un rumor veramente random, ma che piano piano sta prendendo trazione. Presto potremmo avere un nuovo clone di Super Smash Bros. Decisamente fuori dagli schemi. Come tutte le cose belle del mondo, anche questa inizia da un post anonimo su Reddit. Secondo il misterioso insider, Warner Bros. Avrebbe affidato a NetherRealms, gli autori di Mortal Kombat, la produzione di un clone di Super Smash Bros. Incentrato sulle battaglie tag team, quindi con squadre da due o più giocatori. La fonte parla di un roster semplicemente da sbellicarsi. Tra i combattenti figurano nomi del calibro di Shaggy di Scooby-Doo, Mad Max, Fred Flintstone, Batman, Johnny Bravo, Gandalf, Tom and Jerry e Harry Potter e Ron Weasley. L'idea a quanto pare sarebbe partita dai meme di qualche tempo fa che vedevano Shaggy aggiunto a Mortal Kombat nella sua forma ultra istinto. Cioè, se non è bellissimo questo, non lo so. Warner Bros., volendo capitalizzare sul successo di Smash e l'incapacità di Nintendo di sfruttare appieno il bacino dell'utenza del gioco online, avrebbe quindi iniziato a giocare con l'idea di un crossover in grado di coinvolgere tutte le sue proprietà intellettuali. Sembra una storia troppo assurda per essere vera, però sono arrivate due conferme importanti. La prima è che Warner Bros. Ha da poco registrato un nuovo marchio sotto il nome di Multiversus. La seconda è che Jeff Grubb ha confermato la veridicità di questi rumor, aggiungendo però che il team dietro allo sviluppo non sarebbe NetherRealms. Il post originale parla di un titolo ormai nelle fasi avanzate di sviluppo, pronto per essere svelato al pubblico. Potremmo sentire parlare in via ufficiale di questo Multiversus già ai The Game Awards o magari nei primi mesi del 2022. Che ne pensate di un crossover del genere? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi poracci ci vediamo domani con un nuovo video, voi mi raccomando riposatevi, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Shaggy, Michele Infinite, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza il minimo accenno di raffreddore.